Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere presenti in grande numero qua a questo incontro che secondo me si dimostrerà un incontro molto interessante. E, devo dire all'inizio che appunto quello che si dirà, le cose interessanti che impareremo, ascolteremo e i commenti e i giudizi che cercheremo di condividere non riflettono l'istituzione per cui lavoro, che mi ha gentilmente permesso di dare, di condurre questo dibattito, il Fondo Monetario, ma io sono qua, anima e cuore come Samuele Rosa. E voglio dare prima un contesto. Abbiamo discusso anche ieri all'incontro delle 7 con Zamagni, con il presidente di Legambiente. Abbiamo dato un po' il contesto, perché oggi parleremo di manager, uomini e donne, storie, e quindi di imprese, e quindi del ruolo che l'impresa e l'economia hanno nella società. E va capito che questo ruolo sta molto cambiando per una serie di dinamiche fortissime che attraversano la società globale. E abbiamo sotto gli occhi la sfida ambientalista e di questi giorni il fatto che una parte dell'Amazzonia stia bruciando. E c'è una sfida importante anche alla democrazia, ci sono grandi incertezze riguardo il ruolo e del posto delle persone nella società. E pochi giorni fa, 4 giorni fa, 200 aziende americane, 187 se ricordo bene, parte di questo consesso, il Round Table Business Forum, se ricordo bene, hanno pubblicato un documento in cui hanno detto l'impresa, e quelle sono imprese quotate, sono tra le prime 200, sono quotate, sono come si dice, le azioni di queste imprese fanno parte delle borse mondiali, e loro hanno detto l'impresa non può solo riferirsi al profitto di brevissimo periodo, l'impresa per creare valore, un valore sostenibile, deve preoccuparsi anche, uno, al suo interno delle condizioni di lavoro, due, del rapporto con l'ambiente, tre, con il territorio, e quattro, hanno parlato, è una cosa abbastanza nuova, dei portatori di interesse, quindi una visione appunto più stakeholder, come si dice, che solo shareholder. Non hanno detto che il profitto non è importante, hanno detto che ci sono tanti criteri, e quindi il manager, e qua torniamo al nostro discorso, deve dimenarsi, gestirsi in maniera oculata di fronte a una pluralità di obiettivi, però anche al tempo stesso in maniera organica. E quindi noi siamo qua adesso appunto per parlarne con, e siccome è un argomento impellente che sta crescendo di importanza al tempo stesso di complessità, il ruolo delle imprese, dell'economia nella società e dell'uomo in essa, siamo molto fortunati a parlarne con due relatori di grandissimo valore. E qua alla mia sinistra abbiamo Lejeune Gaimard Clara, che è una figura molto importante del panorama francese e anche globale come imprenditrice di alto livello. È cofondatrice di RAISE, on dit en français, che è stata fondata nel 2013 ed è un fondo di investimento molto interessante che si occupa di progetti che hanno un alto dividendo sociale anche di rispetto dell'ecosistema. E nonostante questo è un fondo che ha ottime performance e quindi dimostra appunto l'importanza di collegare l'aspetto dell'equità di tipo sociale anche relativa all'ambiente, però che questo è collegato anche a performance importanti. E è membro del consiglio di amministrazione di diverse società, tra cui Veolia, che ricordo raggruppa sia Clark che Paolo, che è qua alla mia sinistra, ne parliamo fra un attimo. E prima di entrare, di fondare questo fondo di investimento, è stata presidente e CEO di General Electric in Francia. E in realtà, prima di essere un top manager, Clara ha avuto anche una carriera importante come civil servant, come alto manager dell'amministrazione francese, e anche ha rappresentato come ambasciatrice la Francia in Egitto, se ben ricordo.
Quindi diciamo che è una carriera molto variegata, che nasce dalla pubblica amministrazione e poi si confronta con imprese di altissimo livello e alla fine abbraccia appunto l'iniziazione di questo fondo di investimento molto particolare di cui parleremo. Paolo Scaroni non penso ci sia anche nel suo caso bisogno di dire tanto. Paolo ha sviluppato la sua carriera in realtà in diversi continenti, in diverse lingue, in diversi settori, dal vetro all'Eni, all'Enel. Voi sapete che ha avuto questa particolarissima carriera prima come amministratore delegato dell'Enel e poi dell'Eni, quindi le due gambe, diciamo, la produzione e la distribuzione di energia elettrica in un paese che comunque è uno dei primi 8 al mondo. E poi per chi ama il calcio, penso che qua ce ne siano tanti, in questo momento lui è presidente amministratore delegato del Milan, NCD del Milan, e anche vicepresidente della banca d'affari Rothschild. Quindi anche Paolo ha lavorato in settori molto diversi, in continenti molto diversi, appunto dall'impresa industriale alle imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica di un paese importantissimo in questo settore come l'Italia, alla banca d'affari e anche adesso all'industria sportiva, che in qualche modo è un'industria. Quindi abbiamo anche qua un italiano di cui essere fieri, che ha portato le eccellenze italiane in giro per il mondo, per le più grandi aziende diciamo a livello globale. Ci sono tante altre cose, il loro curriculum è enorme, quindi diciamo dobbiamo per forza sintetizzare. Bene, io comincerei, innanzitutto vorrei dirvi che verso un quarto d'ora, verso la fine di questo, del tempo che ci è dato, vorrei magari sulla base degli stimoli, delle considerazioni che ci verranno offerte, che liberamente chiunque volesse fare qualche domanda venisse, ci si aiuterà con diciamo il personale che sostiene il meeting, vi si passerà il microfono, raccoglieremo, non lo so, 3-4 domande e lasceremo che i nostri relatori rispondano. Quindi innanzitutto vorrei fare un grosso applauso a loro per aver trovato il tempo di essere qua con noi. È veramente un grande piacere. Allora, Paolo, vorrei chiederti un pochettino come descriveresti in essenza il percorso che ti ha portato a ricoprire questi incarichi così prestigiosi. Un italiano nel mondo di cui essere fieri. Non voglio come dire una lista, voglio diciamo qualche punto importante che secondo te ha, come dire, dato una svolta e un incremento alla tua carriera. Ma dunque, non è che voglio, mi sentite? Sì, non voglio raccontarvi la storia della mia vita perché è lunga e noiosa, ma estraendo dalla storia della mia vita cercherei di dire quali sono gli ingredienti per una ricetta di successo nel management. Quindi io parlo di management, di grandi aziende, come fa uno a percorrere tutta la scala per arrivare in alto. Allora, primo punto, io distinguerei, per cercare di dare un po' d'ordine a questo tema così vasto, io distinguerei tra il percorso professionale e il percorso umano. No? Il percorso professionale è molto semplice. Bisogna essere eccellenti, bisogna frequentare le migliori scuole, bisogna parlare le lingue, bisogna lavorare mentre si studia, quindi avere un curriculum vitae ricco anche di esperienze di lavoro. Io dico sempre ai giovani che vengono a chiedermi consiglio: primo guadagna la tua vita, fai quello che vuoi ma devi guadagnare, cioè devi mantenerti, perché mantenerti fa bene, fai quel che vuoi ma mantieniti. Quindi un percorso professionale che è fatto di impegno, che è fatto di scelte, è fatto di studio, perché che se ne dica, quando voi andate nelle grandi aziende, il top management sono tutti i primi della classe. Vi assicuro che di asini a scuola che arrivano a fare gli amministratori delegati io non ho mai incontrati. Quindi bisogna essere bravi studenti, impegnarsi molto, lavorare, vivere esperienze, considerare che
ogni passaggio della vita è essenziale per costruire un curriculum vitae che quando uno lo riceve, un potenziale datore di lavoro, dice: oibò, questo è diverso, questo non è uno dei soliti, guarda te, è riuscito a lavorare mentre faceva l'università, è stato un campione di tennis, oppure, cioè, ha qualche cosa questo curriculum vitae che mostri una ricerca dell'eccellenza. Quindi, primo passo, dunque, parlo naturalmente per uno studente, poi quando uno entra nel mondo del lavoro, io do sempre un consiglio ai giovani: il primo lavoro deve essere una grande azienda scuola, cioè deve essere una grande azienda che ti continua la formazione, perché se vai a lavorare alla General Electric, no, dico perché Clara viene dalla General Electric, io vi assicuro che la General Electric ti forma, ti prepara. Poi puoi fare un salto e andare in un'azienda piccola e media, ma il tuo primo passaggio, la tua prima formazione si fa nelle grandi aziende scuola. E questo è l'aspetto, diciamo, professionale. Poi c'è l'aspetto umano, perché se tu vuoi fare il manager, è diverso se tu vuoi fare il professionista. Se tu vuoi fare il professionista, quindi sei un avvocato, un commercialista, un architetto, tu sei tu che fai le cose, e se sei bravo le fai bene. Quando sei un manager, tu non fai le cose, le fai fare, devi gestire delle persone che le fanno. Allora, gestire delle persone, a fare qualunque cosa, compreso gestire l'organizzazione del meeting di Rimini, richiede di avere centinaia o migliaia di persone, nel caso del meeting di Rimini, motivate, felici di farlo, che capiscono perché lo fanno, capiscono l'importanza del meeting, visto che siamo al meeting, ma in un'azienda è la stessa cosa, e questa capacità di motivare, gestire le persone, premiarle, punirle anche, cioè dire delle cose magari pure sgradevoli, è un ingrediente fondamentale del management. Se tu non sai fare questo, non sei un buon manager. Allora, come lo impari questo? La domanda poi è quella. Allora, io credo che devi avere un'attitudine, che ce l'hai o non ce l'hai, di interesse verso gli altri. Cioè, devi avere un interesse verso le persone. Devi ogni volta che hai una persona davanti a te, guardarlo negli occhi e cercare di capire che cosa lo motiva, di che cosa ha bisogno, cos'è importante per lui, no? Se tu hai questa capacità, beh, hai già fatto un passo in avanti notevole. Poi naturalmente la pratica conta molto, perché più lo fai, più lo impari. Però è essenziale, essenziale per un manager gestire le persone. Ricordatevi, ma è vero in tutto, eh? La differenza tra una persona motivata e una persona non motivata è gigantesca. Quindi se uno riesce a costruire un'organizzazione con persone motivate, che vanno al mattino in ufficio belle, fresche, contente, pimpanti, il successo è garantito. Se non ha questo, l'insuccesso è garantito. Quindi questo è un ingrediente fondamentale. Grazie mille, grazie mille. Clara, appunto, volevo posizionare la mia domanda dando un po' di contesto. Ho vicino a me la figlia di uno dei più grossi, più noti, importanti genetisti, Jérôme Lejeune, che ha anche scoperto la causa della trisomia 23. Io, tra l'altro, per mettere il cuore sul tavolo, ho una figlia che ha la sindrome Down, quindi mi commuove essere vicino a una persona che è stata, che è figlia di un uomo che ha dedicato la vita per questi nostri fratellini, ed è anche la madre di 9 figli. E quindi tornavamo prima a quello che e io e mia moglie, che ne abbiamo solo 6, e siamo pieni di ammirazione. Diceva prima Paolo, appunto, l'importanza per un manager di interessarsi delle persone per saperle motivare. Voglio andare su questo tema un po' più profondamente nella seconda tornata di domande. Adesso chiederei, Clara, anche tu, un po' per passaggi fondamentali, raccontaci come sei arrivata, tra l'altro partendo dalla pubblica amministrazione, che si pensa a volte che sia un mondo così diverso, a coprire questi incarichi così importanti come uno dei manager di punta del tuo paese,
E quali sono stati, diciamo, gli step, quali sono le considerazioni che guardando indietro ti dici, ecco cosa è stato fondamentale per me per arrivare dove sono arrivata. Grazie. Merci beaucoup, Samuel. Grazie mille, Samuele. Mi dispiace moltissimo non parlare italiano. È un peccato, un errore da parte mia, ma spero che la prossima volta, quando sarò invitata, comunque sarò in grado di parlare italiano per capire perfettamente Paolo. Paolo comunque parla perfettamente francese, sediamo insieme in alcuni consigli di amministrazione e mi scuso di essere così maleducata e di non parlare la vostra bellissima lingua che adoro. Per rispondere alla domanda, è difficile e facile contemporaneamente rispondervi. Beh, prima di tutto mi diverte. Perdonatemi se sorrido quando mi fai la domanda come ho fatto per lavorare e contemporaneamente avere 9 figli, perché non so se ti sei chiesto questa domanda tu stesso, come fai a avere 6 figli, e non sono sicuro che mi faresti la domanda se fossi un uomo. Dopotutto, la prossima volta quando vedi un uomo di una famiglia numerosa, prova a fargli la domanda e vedi che cosa ti risponde. Forse è una maniera un po' provocatoria di rispondere, però la tua domanda è molto giusta e comunque molto importante. Perché? Perché sono profondamente convinta che non ci sia una contrapposizione tra vita personale e vita familiare. Come diceva prima Samuele, non siamo qualcuno di diverso quando siamo al lavoro oppure quando siamo a casa, o comunque se siamo diversi vuol dire che c'è qualcosa che non va. E il fatto di essere un'unica persona è una cosa che deve essere, deve esistere sia al lavoro sia a casa. Quindi, in breve, quello che volevo dire, sono convinta che le persone che sono qui in sala, che sono genitori, che hanno figli, e i figli che sono qui e che vorranno in futuro diventare genitori, capiranno quello che voglio dire, perché sono cose molto semplici. E cioè, quando hai un bambino di 5 anni lo devi far andare a comprare il pane per la prima volta da solo e devi attraversare la strada per la prima volta da solo per andare a comprare il pane. Ovviamente si ha paura, ovviamente sei lì, stai dietro, lo guardi per intervenire se mai succede qualcosa e magari non guarda a destra e a sinistra prima di attraversare la strada e tu sei lì. Però impari a dare autonomia ai tuoi collaboratori, a non lavorare al posto loro e a impari semplicemente a delegare, che è una qualità fondamentale quando vuoi essere un buon manager. Quando a gennaio si pensa alle vacanze dei bambini che hanno 2 mesi di vacanze, invece tu hai solamente 3 settimane, quindi devi, non so, organizzare un soggiorno a Rimini, devi mandarli in colonia, eccetera, eccetera, e allora ti fai la domanda, ma chissà dove sarà meglio mandarli in vacanza? Allora impari ad anticipare, e l'anticipazione è una delle qualità più importanti per essere un buon margine. Devi sempre essere un po' avanti, devi sempre guardare più avanti degli altri, e impari anche ad organizzare per gli altri, non solamente per te stesso ma anche per gli altri, in maniera tale che gli altri possano sentirsi bene e così possano essere felici e essere felici di lavorare. Quando per la prima volta chiedi a tuo figlio di preparare la tavola, oppure gli fai utilizzare un coltello, oppure lo fai cucinare per la prima volta, accetti che la cosa non sarà perfetta, il risultato non sarà perfetto, però lo fai crescere e gli dai la possibilità di apprendere qualcosa che all'inizio non saprà fare bene, ma imparerà dal proprio errore. E quando sei manager è estremamente difficile accettare il diritto all'errore, perché in un'impresa c'è una responsabilità, devi dare dei prodotti che sono ben fatti, servizi ben fatti ai clienti. Tuttavia, per questi collaboratori bisogna accettare il fatto che non faranno bene subito la prima volta, e l'elenco è estremamente lungo, e
potrei chiudere con qualcosa che forse è la cosa più importante, che la nostra vita nel quotidiano, un dolore, un lutto nell'esistenza, perché tutti abbiamo un momento difficile, una separazione, un lutto, una separazione lunga, oppure incomprensioni in famiglia, divisioni, opposizioni a livello familiare, sono comunque momenti carichi di emotività. E quando riesci a gestirli non pensando a te stessa e a quello che senti tu, ma al modo in cui si può trasmetterlo e comunicarlo il meglio possibile ai propri cari. Faccio un esempio classico che è comunque sempre molto triste, la morte di un genitore oppure di un nonno in una famiglia. Come accompagni i tuoi cari? Come li aiuti a vivere questa prova? E così facendo impari ad attraversare e superare le crisi in un'impresa, che forse sono anche meno gravi, oppure comunque sono meno importanti di queste cose che ci toccano personalmente, che comunque sono prove dell'esistenza stessa. In questo modo però si impara a fare in modo che le persone che ti circondano, i tuoi collaboratori, riescano a superare la crisi sapendo cosa fare e come farlo, e come tutti insieme sia possibile uscire dalla crisi, perché è come se si mostrasse un cammino a loro. Questo cammino non sei tu, ma è la tua direzione, la tua visione. E quindi grazie Samuele di avere fatto questa domanda, anche se mi disturba un pochino perché la si fa sempre a me, non a mio marito, ma credo che fondamentalmente essere genitori sia uno strumento straordinario per essere un buon dirigente, un ottimo dirigente, e avere un'apertura al mondo e una comprensione per gli altri. Adesso, per non essere troppo lunga, vorrei concludere. Bisogna anche capire una cosa che secondo me è fondamentale, e cioè che sicuramente siamo la prima generazione che deve imparare dai propri figli. Ovviamente insegniamo tantissimo ai nostri bambini, ma sono loro che ci insegnano il mondo di oggi, prima di tutto perché capiscono il digitale molto meglio di noi, ma soprattutto perché hanno una coscienza molto più chiara di noi sul futuro del pianeta, e perché hanno un senso di solidarietà fortemente sviluppato e anche dell'ascolto nei confronti degli altri, che è molto maggiore rispetto al nostro, che forse abbiamo perso nel corso degli altri, perdendo la nostra freschezza e la nostra gioventù. Grazie mille, perché se domani tu sei qua e mi chiedi a me come essere padre di 6 figli ti aiuta a fare un buon lavoro, sicuramente posso riferirmi a tutto quello che hai detto, ma l'ho imparato ascoltandoti, ma è uguale, giustamente. Benissimo. Promis, demain je viens t'interviewer. Bene. Sono io che ti intervisto. Vedete che i nostri relatori mettono sul tavolo cose molto, molto dense. Paolo parlava del fatto che un manager deve comunque conoscere, valorizzare, entrare, non l'ha detto in questi termini, ma in empatia con i suoi dipendenti per poterli appunto mettere a frutto, per coinvolgerli. Clara ci ha detto appunto che il manager è una persona, e quindi quello che uno impara nella vita è fondamentale per l'assunzione di responsabilità che poi viene ad avere nel suo lavoro. E questo mi porta al secondo tema di oggi, appunto, che è quello dell'impresa. Ribadisco quello che già si era accennato ieri, che se ne dica, secondo una vulgata molto semplificatoria, l'impresa non è solo lì per fare profitto, l'impresa ha una responsabilità sociale, e questa responsabilità sociale sta crescendo per 2 motivi. Uno, perché la nuova generazione, come diceva Clara, è molto più cosciente. Questo è un modo positivo in realtà di vedere, appunto, si pensa sempre ai miei tempi, invece è molto più cosciente del modo in cui siamo tutti parte di una casa comune e siamo collegati. E la seconda cosa è perché vi sono sfide enormi: la diseguaglianza, la tutela dell'ambiente, il rapporto tra azienda e territorio, e quindi la capacità che l'azienda veramente ha di creare valore, che ha anche rilevanza dal punto di vista economico. Quindi la mia domanda adesso appunto per Paolo è questa: ma l'azienda è solo lì per fare profitto o può prendersi cura della casa comune?
Ma dunque, affrontare questo tema, cioè l'azienda che fa profitto o che ha delle finalità sociali, da italiano è sempre un'impresa un po' complicata, perché io sono abbastanza vecchio da ricordarmi l'epoca delle partecipazioni statali in Italia, in cui si creavano carrozzoni che perdevano soldi, che venivano ripianati dai contribuenti per creare posti di lavoro, sviluppo e così via. Quindi quando si entra nella logica di dire no, ma l'impresa non necessariamente deve far profitto, ma deve fare tante altre cose, io comincio a sentirmi la pelle d'oca, perché l'ho vissuto all'epoca in cui si facevano questi discorsi fino in fondo. Ed è per questo che mi piace di più prendere una frase del creatore della corporate governance nel mondo, un signore, un inglese che si chiama Adrian Cadbury, che è morto qualche anno fa, novantenne, che ha scritto nel 1980 il primo libro di corporate governance. Beh, a un certo punto, affrontando questo tema, lui dice questo: l'impresa ha il permesso, ha una licenza da parte della collettività di esercitare il suo lavoro, occupare dei terreni, creare del traffico, fare tante cose fastidiose, perché poi alla fine sono delle cose che pesano sulla collettività, per fare dei profitti, e questa licenza ce l'ha nella misura in cui i benefici che lei dà alle collettività nei cui opera sono superiori ai malefici che la sua presenza causa, no? Quindi c'è quest'idea di dire: ti do un permesso di far soldi nella misura in cui assumi persone, le paghi bene, rispetti l'ambiente, fai tutta una serie di cose che dovunque tu sei presente. Immaginiamo un'azienda che abbia 30, 40, 50 stabilimenti sparpagliati nel mondo, in ciascuno di questi posti i benefici che tu crei devono essere superiori diciamo, al fastidio della tua presenza. Eddie Cadbury fa un capitolo su questo tema. A me è piaciuto molto, perché invece di dire non hai solo il profitto, dice una cosa ancora più importante: ti consento di far profitto solo se tu soddisfi tutte queste altre esigenze che i tuoi stakeholders, che le persone intorno a te ti pongono. Quindi, diciamo, questo dilemma di dire fin dove arrivo nell'interesse dello shareholder, non è nemmeno, la realtà è che l'interesse del shareholder, quindi dell'azionista, è anche l'interesse di non vedersi revocata la licenza, perché se ti revocano la licenza non è certo nell'interesse dello shareholder, è sempre nell'interesse dello shareholder che la tua presenza sia gradita, apprezzata, non posta in discussione. Ed è quello che sta avvenendo di fatto in molte imprese che non rispettano l'ambiente, che non rispettano le comunità in cui operano, di fatto hanno dei problemi drammatici nel sopravvivere. Quindi le due cose vanno insieme, non sono in contraddizione l'una con l'altra. Benissimo, grazie mille. Questo mi porta, diciamo, con un filo continuo a chiedere a Clara. Clara, tu hai fondato un fondo, hai contribuito, sei stata la fondatrice di questo fondo di investimento Raise, che se non sbaglio ha una gestione di circa 1 miliardo di euro più o meno, e che si dà come scopo quello di sostenere start-up e altri investimenti che abbiano comunque un alto ritorno a livello, appunto, sociale e di rispetto dell'ambiente. E uno direbbe: beh, se l'impresa e se i fondi di investimento investono in imprese che sono comunque votate al profitto, non importa in quale modo, è un conto, ma se tu cominci a complicarti la vita dandoti anche obiettivi di tipo sociale, ma le cose devono andare sicuramente non male. Invece si dimostra nel tuo caso che le cose vanno anche molto bene, e quindi come hai fatto? E la seconda domanda, scusi, invece, e il modello tayloristico, diciamo quello che nasceva dal modello fordista, dice: il manager deve semplicemente dire ai suoi sottoposti cosa eseguire, dice anche qualcosa di un pochettino così non simpatico, deve mettere lì un scimmione che, diciamo, incute un po' di paura, perché tutti si faccia quello che si deve fare eseguendolo senza farsi tante domande.
Un fondo di investimento così deve sapere parlare con la gente, collegarsi con le loro capacità e con i loro talenti. Quindi un'altra complicazione in più, l'ambiente e le persone. Come hai fatto? Alors, j'ai peut-être vous déranger. Beh, non so se, diciamo, andrò contro quello che è appena stato detto, ma non so se l'obiettivo di un'azienda è proprio solo quello dei profitti. Diciamo che l'obiettivo è quello di raggiungere dei risultati. Immaginiamo che io appunto faccia delle poltrone, ma lo faccio in perdita, è ovvio che non posso andare avanti, non posso andare avanti con l'attività di produzione e vendita. È ovvio che lo devo fare in modo redditizio. Ma il mio obiettivo però rimane quello di produrre delle poltrone. Quello che cerco di fare è appunto di produrre delle buone poltrone o comunque di fornire un servizio che funzioni. Penso che un dirigente di impresa o un fondatore di un'impresa sicuramente ha una visione, ha un progetto, desidera offrire un servizio oppure ha voglia di produrre qualcosa di particolare. Evidentemente se lo farà bene genererà dei profitti e ovviamente lo deve fare seguendo una visione, con una vera capacità creativa, una buona anche capacità esecutiva. E per coniugare tutto questo deve circondarsi di collaboratori, uomini e donne, che capiscano la sua visione, appunto il modo di produrre, di fornire i servizi, di realizzare tutto questo. Quindi il primo elemento è il team, quindi un'azienda senza un team non può esistere, non si può fare i migliori prodotti del mondo senza un team, non avrà futuro, non potrà andare avanti. Quindi il cuore di un'azienda sono gli uomini e le donne che la costruiscono, la fanno andare avanti, è il cuore pulsante. Quindi un manager che la dirige in pratica deve dirigere questa dinamica intorno a questa visione perché l'esecuzione funzioni bene. Quindi il cuore di un'azienda sono gli uomini e le donne che la compongono, affinché i collaboratori, come diceva Paolo, arrivino motivati al mattino, contenti. Ebbene, significa che bisogna con queste persone relazionarsi senz'altro su quello che bisogna fare, le mansioni da eseguire, ma anche sulla loro carriera, i loro sogni, le loro ambizioni. E a volte, quando necessario, bisogna anche affrontare gli eventuali problemi personali che possono avere. E poi un altro aspetto è molto importante, la loro visione dell'azienda, perché indipendentemente dal loro livello gerarchico o dalla loro posizione nell'azienda, hanno sicuramente una visione che probabilmente è diversa dalla sua e che però può darvi degli spunti. Ebbene, l'Italia è un paese di mari e monti. Chi vive vicino ai monti, come me per esempio, in Savoia, si sa che quando si osserva una montagna, a seconda del punto di vista, non necessariamente la si riconosce perché si può vedere un unico versante. Quando si è dirigenti di un'azienda spesso si vede un solo versante e quindi se non si ascoltano i propri collaboratori per vedere tutti i versanti della montagna si può perdere di vista qualcosa, non cogliere delle tappe, oppure si possono generare anche delle incomprensioni. E capite bene che se continuo questa metafora, allora arrivo a parlare anche dell'ambiente. Non ci sono solo montagne, ma ci sono anche laghi, praterie. E per capire tutto questo ci vuole un'intelligenza collettiva. E l'azienda è il luogo dell'intelligenza collettiva ed è anche un luogo di benevolenza. Penso che si è dimenticato in un certo senso da troppo tempo, anche con l'instaurazione di processi, di strutture organizzative alla Ford, non solo per produrre automobili, ma affinché gli uomini siano come dei soldatini, ci si è dimenticati invece di questa natura. Quando appunto 5 anni fa abbiamo creato RAISE, siamo partiti dall'idea che nell'universo della finanza, che è sempre stato considerato come quello meno generoso del mondo, i finanzieri in generale hanno questa nomea e la finanza, diciamo, non è conosciuto come un mondo generoso, e ci siamo detti semplicemente dall'inizio che il 50% dei nostri profitti sarebbero stati dati a una fondazione per aiutare appunto gli imprenditori. 50%, non 5, non 10. Le persone ci hanno detto: ma voi siete pazzi, ma è un'idea che non può stare in piedi.
Abbiamo cominciato in due, oggi siamo in 40, appunto, abbiamo più di 1 miliardo di euro, e appunto, investiamo in private equity, taglie medie, nell'immobiliare e ovviamente e quindi anche nel settore delle aziende sociali, nel venture. Quindi l'anno scorso abbiamo raccolto più di 1 miliardo, abbiamo generato più di 2 milioni di euro per questa fondazione che aiuta le start-up. E devo dire che il nostro convincimento dell'inizio era molto semplice, che questa generosità di riversare il 50% dei nostri profitti si basa sull'idea di darli a qualcuno che ci insegnerà qualcosa. La si dà questa quota a degli imprenditori che creano delle start-up che senza di noi non sarebbero esistite, perché questi giovani imprenditori sono giovanissimi e non hanno i mezzi, ma hanno delle conoscenze che noi non abbiamo e soprattutto hanno una visione di intelligenza sul mondo di domani che noi non abbiamo. Hanno potuto imparare tantissimo e oltre a questo, quando al mattino si va in ufficio e si ha la fortuna di poter dire beh, ce l'abbiamo fatta, e contemporaneamente si consente a una startup di diventare una bella azienda, beh, si prova un doppio orgoglio, non solo per noi, ma soprattutto il fatto che questo talento che abbiamo è servito a nutrire altri talenti. Ecco, vorrei fare anche qualche esempio di impresa che abbiamo sostenuto. Una si chiama Nature et Découverte, è un'azienda che vende prodotti di vario tipo per il grande pubblico e 20 anni fa i dirigenti, in particolare uno, Antoine de Marchand, ha deciso di fondare una fondazione per l'ambiente riversando il 10% dei suoi utili. Adesso questa fondazione internazionale è appena stata comprata da Fnac e abbiamo accompagnato questo percorso negli ultimi anni. Un'altra azienda, piccolissima, una startup che è stata creata da una donna che vive in un piccolo villaggio in Bretagna, cosa ha fatto? Si è resa conto che per le donne c'erano un sacco di prodotti non adatti alla loro salute. Mi spiego meglio, ha deciso di lanciare una gamma di prodotti di assorbenti in cotone biodegradabile e ha deciso sin dall'inizio di dare una parte dei suoi prodotti gratuitamente associazioni che si occupano di donne svantaggiate. Il suo contabile le ha detto ma è un'idea folle, no, bisogna prima appunto avere degli utili per poter dare gratuitamente una parte della produzione, così. E cosa è successo? Le clienti che decidono di acquistare ad esempio dei prodotti che non nuociono alla loro salute, quando apprendono che una parte appunto degli utili dell'azienda consentiranno a donne svantaggiate di avere accesso agli stessi prodotti di così alta qualità, cosa fanno? Ne acquistano di più. Quindi questo è stato un motore di sviluppo per questa azienda. E se guardiamo le giovani generazioni che fondano startup, vogliono risolvere problemi sociali e quindi per loro l'obiettivo non è ottimizzare e massimizzare gli utili, ma vogliono avere il maggiore impatto sulla società. Si pongono queste domande: come posso far sì che quello che io faccio consenta agli altri di vivere più felici, di poter soddisfare i propri bisogni essenziali? Ebbene, credo che ci siano dei manager in questa sala e credo che abbiano la stessa motivazione che ho appena citato, ma ci si scorda di dire che la generosità è un motore economico. Anche voi qui a Rimini, e mi rivolgo a tutti i volontari, siete qui, evidentemente dedicate il vostro tempo, denaro, ebbene anche Samuele è un esempio di questo impegno. Voi create una dinamica economica non solo perché gli hotel e i ristoranti lavorano magari di più, ma anche chi è qui si nutre, le persone qui si nutrono e credo che qui siano nate tantissime aziende grazie agli incontri tra giovani e meno giovani, perché sono fermentate, per così dire, delle idee. Rimini stessa vede questo evento che esiste grazie a 3.000 volontari, è un motore economico. Dovremmo ricordarci quando siamo nelle nostre aziende oppure quando lavoriamo semplicemente che la generosità non è semplicemente un atto
che dimostra il fatto di essere un buon cristiano o un buon cittadino, ma è un vero e proprio motore economico. Dobbiamo tenere a mente questo, perché consente ad altri, quando lo si aiuta, quando si aiuta qualcuno a creare la propria attività, davvero questo sostegno è qualcosa che dà un beneficio a tutta la società, non a noi direttamente, e un giorno anche noi ne trarremo frutto. È questa la condizione che ci ha portato a creare il RAISE, e siamo davvero orgogliosi della crescita veloce che abbiamo avuto e il grande successo, e ne siamo ancora più orgogliosi perché è stata una scommessa folle, totalmente pazza, e anche di coinvolgere tutto un team di persone. Ebbene, devo dire che abbiamo avuto successo meglio e più velocemente di chi fa dei private equity tradizionali con fondi di investimento concentrati solo sulla massimizzazione degli utili. Allora, faccio adesso una domanda un po' provocatoria ad entrambi, e direi dopo di prepararsi veramente in maniera molto libera a fare domande. A costo di essere antipetico dico non fare omelie, fare domande. Quello che hanno detto è fonte di grande provocazione, perché venire a dire non sembra un manager se non sai capire il valore di quell'altro di fronte a te, o che senza dono l'economia non si muove, allora o si vive in un altro mondo, o queste sono asserzioni, sono statement abbastanza provocatori. Quindi bisognerebbe, su questo e su altro che hanno detto, veramente vorrei aprire il tavolo per fare qualche domanda, ma faccio questa domanda un po' provocatoria. Abbiamo parlato bene, Paolo, prima del contesto globale. Tu ci hai detto fate esperienze in queste grandi aziende, sono scuole di vita, sono scuole di formazione permanente che poi ti permettono di fare, di anche di realizzare qualcosa di tuo, magari in una realtà più piccola, che aiuti a crescere. E quindi il contesto globale come scuola di vita, in questo mondo che è così connesso, dove i cambiamenti in una parte toccano tutti subito, l'abbiamo capito. Adesso farei una domanda da altro punto di vista, ma un italiano che cosa può dire a questo contesto globale? E chiederò a Clara fra un attimo, sposto il livello non per una particolare, diciamo, decisione strategica. È un europeo? Cosa può fare l'Europa? Che qualcosa deve pur servire per aiutare che questo modo di fare impresa sia reso visibile e sia sostenuto. Grazie. Dunque, questi temi su cosa può fare l'Italia sono sempre temi un po' delicati, per cui vorrei trattarlo in modo un po' superficiale, no? Nel senso che le imprese italiane dimostrano ogni giorno di essere una presenza efficiente e capace nel mercato globale. Le nostre imprese esportano, io sono veneto, vi assicuro che i veneti o gli emiliani o i lombardi, parlo degli imprenditori, in questi giorni sono tutti belli, felici e contenti, perché le loro imprese vanno bene, e vanno bene perché esportano, perché l'esportazione è il driver dell'economia italiana in questo momento. Anzi, la nostra bilancia commerciale per la prima volta da tanti anni è ampiamente positiva, che vuol dire che esportiamo più di quanto importiamo. Quindi direi, non avrei complessi nel dire che gli imprenditori italiani e le imprese italiane nel mercato globale il loro spazio se lo sono ritagliato. Poi certo, il mercato globale è perennemente una minaccia, perché tu produci una cosa e il giorno dopo nasce un'impresa in Vietnam che ti fa la concorrenza, quindi devi continuamente essere attento, competitivo, innovatore, con una presenza sul mercato, quindi nulla è garantito. Ma se c'è una cosa che in Italia va bene in questi anni
è l'esportazione. Quindi voglio dire, non penso che dobbiamo avere nessun complesso, almeno per questa parte dell'Italia. Poi tutto un altro discorso, ma non voglio aprire questo tema, è quello che avviene nel nostro sud, in cui l'esportazione non cresce, già ce n'è sempre stata poca, non cresce, non ci sono le imprese, ma questo è un tema che ci trasciniamo sulle spalle dalla nostra Repubblica da dopo la guerra, e che purtroppo su quale non vediamo dei miglioramenti. Ma le imprese italiane non hanno nulla diciamo nulla da temere nel competere nei mercati globali, nulla. Grazie mille. Clara. Alors, c'est une question qui mériterait toute une conférence. On repart pour une heure. Domanda che richiederebbe almeno un'ora, un'altra conferenza. Una domanda sorpresa. Je pense que pour répondre sur per poter rispondere, devo dire che potrei dire molte cose sul ruolo dell'Europa nel mondo, ma il punto più importante è la cultura. La cultura europea e la cultura rappresentata dalla diversità europea, che ha un'unità ma al contempo una diversità straordinaria. Anche in Italia non c'è un'unica cultura italiana, c'è una cultura che è l'insieme di tutte le cucine, le culture, le arti, le epoche delle varie regioni, ed è uno strumento fondamentale oggi. Vorrei citare un aneddoto anche per consentire magari al pubblico poi di fare delle domande. Ho lavorato per 10 anni per un'azienda americana. Questa azienda americana, General Electric, all'epoca era estremamente fiorente. Quello che mi colpiva è che i dirigenti americani non avevano cultura, avevano una cultura in materia di business, di impresa, di processi, di organizzazioni, di logistica. Quando ad esempio andavamo in Cina e i cinesi rispondevano sì, capivano che era solo un sì, ma non era solo un sì, perché i cinesi rispondono di sì anche quando la loro risposta in realtà è no. Quando andavamo in Africa, gli africani guardavano, osservavano e poi magari dicevano sì, lo faremo domani, ebbene gli americani ci credevano. Ma se si conosce un po' la cultura africana, si sa che domani può essere dopodomani o non si sa quando, diciamo non è oggi. Con questo intendo dire che la forza della nostra civiltà europea è la sua storia, la sua cultura. Ebbene, rispetto a quello che diceva Paolo poc'anzi, ebbene, per quelli che sono giovani, ancora studenti, siate orgogliosi delle vostre radici, della vostra cultura. Ebbene, è ovvio che non siamo gli unici paesi sul pianeta, ma siate sempre anche curiosi della cultura dell'altro, perché più si è radicati nella propria cultura, più si è aperti alle altre culture, si è disposti a conoscerle, si è curiosi, quella dell'India, della Cina, del Vietnam, dei paesi che si andranno a visitare. Perché davvero avete la fortuna di essere in un paese che ha radici culturali profondissime, la vostra cucina è famosa in tutto il mondo, così come la moda, le automobili. Paolo l'ha detto, le aziende italiane sono leader a livello mondiale e anche gli italiani oramai sono ovunque nel mondo. Quindi c'è un pezzo d'Italia ovunque nel mondo e grazie a questo davvero voi potete conoscere e capire meglio le culture altrui. E per riuscire a capire l'altro, mettersi al suo posto e non semplicemente capire la sua lingua, ma capire cosa è importante per lui, oppure qual è il suo modo di comunicare, ebbene sono davvero degli assi nella manica che uniscono tutti noi europei, perché noi, ebbene, anche noi per capirci tra italiani e francesi, anche se siamo molto vicini, abbiamo bisogno di ascoltarci, di rispettarci, di sapere che siamo anche diversi, ed è questa differenza che è la nostra forza. Giustissimo. Mi ricorda quell'immagine interessante di Papa Francesco dove dice che la comunità globale non è una sfera dove tutte le differenze sono, diciamo, piallate, si direbbe in italiano,
così un po' gergale, ma è un poliedro dove ognuno ha la sua faccia e sa dove sta rispetto agli altri e si rapporta, perché avere la faccia vuol dire rapportarsi poi agli altri. E posso confermare che sapere da dove si viene è una enorme, diciamo, un valore enorme per poi andare in giro per il mondo e portare questa faccia e conoscere gli altri per quello che essi sono. Quindi adesso vorrei veramente passare il microfono a voi. Chiederei, alzate le mani chi vuole fare domande. Benissimo, voi del meeting seguite, ne raccogliamo quattro per cominciare, va bene? Perfetto. Benissimo. Diteci chi siete. Lorenzo Carnovale di Milano. Benissimo. Io avevo due domande, scusate la voce, ce l'ho un po' giù. La prima riguarda un po' come uno affronta delle difficoltà che può incontrare durante il proprio percorso lavorativo, nel senso che magari appunto è una tutta una società, è comunque un lavoro che richiede una certa prestanza, sempre essere al top, e quindi volevo chiedervi anche nella vostra esperienza quanto questa cosa ha influito, quanto magari il vostro team vi ha aiutato o che cosa vi ha aiutato a uscire da un momento se c'è stato di difficoltà. E poi la seconda era come si può e se si può presentare una società italiana al fondo di Clara, che riguarda appunto un'idea energetica che di innovazione, eccetera. Grazie. Chi è che aveva alzato la mano? Buongiorno, intanto grazie ai due ospiti, ci hanno veramente incantato. Mi chiamo Zamagni, io mi occupo di ricerca nel settore della finanza. Parafrasando la frase di Oscar Wilde, che dice, a me ha sempre anche questo incantato come frase, non è ciò che non sai a metterti nei guai, ma ciò è ciò che pensi di sapere che lo è. Voi come manager, imprenditori, come la vivete questa cosa? Quindi non è ciò che non sai che ti mette nei guai, ma è tutto ciò che pensi di sapere che lo è. Io perlomeno questa la vivo come insieme ai miei due illustri colleghi, come ricercatori nel settore della finanza, e questo ci fa venire i brividi tutti i giorni, perché tutto quello che poi sappiamo è quello che fino ad ora, perlomeno nel mondo finanziario, è andata di traverso. Penso che concordino i miei due colleghi qua, giusto? Ci diamo altre domande e poi facciamo una prima tornata di risposte. Davide Belluschi di Como, faccio una domanda un po' più leggera rispetto a quest'ultima. Più che altro al Presidente, volevo appunto chiedere dal punto di vista manageriale, quindi rimanere un po' nell'ambito economico, ma ahimè collegarlo un po' alla società Milan, secondo lei cos'è mancato negli ultimi anni dal punto di vista manageriale e secondo lei qual è la ricetta o un po' le priorità su cui ripartire? Cioè lei si sveglia al mattino e dice su cosa devo puntare per far tornare il grande Milan? Vedo che state prendendo sul serio il fatto di fare domande vere. Finito. Basta, benissimo. Clara, che cosa ha aiutato a uscire da grandi difficoltà senza scorarti? Ma moi j'attends la réponse de Paolo sur Milan. Aspetto che prima Paolo risponda sulla squadra del Milan. Credo sia la domanda più importante. Perché io sono francese, ma io sono francese, ma anch'io sostengo il Milan. Beh, tutti abbiamo difficoltà nella carriera professionale, conosciamo tutti i momenti nella vita in cui ci sembra di aver compiuto gli errori più terribili e ci si sente in difficoltà e a volte ci si vergogna quasi magari del modo in cui ci si è comportati, ci si vorrebbe seppellire. Non ho tempo di raccontarvi aneddoti personali, ma
quello che salva nella vita è lo humor e anche l'autoironia, accettare di ridere anche dei propri errori e di dirsi che non è la fine del mondo. È ovvio che a volte magari si è agito male, ci si è comportati male, ci si può essere anche messi in ridicolo, ma bisogna in un certo senso cercare di andare oltre dicendosi che gli errori in fondo sono delle forme di apprendimento e quindi bisogna imparare dai propri errori. Quando si parla di team, di squadra, quando si è un dirigente bisogna anche accettare di parlare di questi errori con loro e dire: ho toppato, cosa avrei dovuto fare diversamente, e anche dare loro fiducia in questo senso. E non è perché voi siete il capo che siete infallibili, e quindi ci sono dei momenti in cui anche un capo può fare delle cose non al meglio e quindi bisogna anche avere il coraggio di parlarne, anche di scusarsi e di poi ricominciare, e tutto sicuramente andrà meglio. Rispetto alla citazione di Oscar Wilde, beh, credo sia una frase di grandissima attualità, perché davvero il nostro universo oggi funziona con regole che risalgono al dopoguerra, che ormai sono obsolete. Le nostre istituzioni, organizzazioni, il nostro modo di pensare, ebbene, sono ancora basati su metodi che risalgono all'era prima del digitale, dei social media, delle questioni ambientali, della facilità con cui oggi possiamo essere trasversali e possiamo condividere conoscenze. E davvero potrei continuare, è un tema cruciale, impressionante. Con mia figlia ho scritto un libro su questo, bisogna che parliamo, il Faucon Parle, e che proprio parla di questo: organizzazione, consumi, democrazia, ambiente. Le nostre democrazie si basano ancora solo sul sistema del voto, che risale a un paio di secoli fa, c'era solo quel modo. Ebbene, oggi vedete, ci sono modalità incredibili, possiamo comprare un biglietto aereo e dare subito un feedback. Bisognerebbe cambiare, nel senso che bisognerebbe dirsi che dobbiamo disimparare in un certo modo, ritrovare una certa innocenza. Oggi credo che questa innocenza sarebbe il modo migliore per reinventare dei nuovi modi di agire, di fare impresa. Purtroppo non ho tempo per sviluppare questo punto, ma se guardate le aziende che hanno avuto successo oggi, prendiamo Airbnb, che appunto il suo fondatore non ha mai avuto un hotel, non ha mai gestito delle camere di hotel, per esempio, o attività correlate, oppure un'azienda che fa del bricolage, Mano è stata fondata da persone che non avevano mai avuto esperienza in quel settore. Anche il fondatore di Uber non ha mai guidato un taxi. Quindi bisogna avere anche l'innocenza di avere un approccio diverso in questo senso, se si vuole anche trovare una via di riuscita diversa. Mi sono dimenticata, sì, ecco, cosa penso di questa frase, ecco, come rimettersi in discussione. Ebbene, come noi dirigenti, ma in generale come esseri umani nella nostra vita, dobbiamo accettare di rimettersi sempre in discussione, consci del fatto che si possono avere valori, principi, ma le certezze, per così dire, non esistono in un certo senso. Con Mario Dill, la mia amica che mi ha accompagnato, ebbene, spesso ridiamo perché magari quando facciamo una grande affermazione che sembra una dichiarazione definitiva, tipo ah sì, io farò sempre così, poi la vita fa sì che ti succeda qualcosa che contraddice proprio quella grande frase. Ma adesso aspetto la risposta sul Milan. Però Paolo, magari vorrei anche che tu mi dicessi la tua sulla domanda del nostro amico Zamagni, ovvero sia il pericolo, il nemico è ciò che si crede di sapere. No. Guardi, io non so niente, come manager non so niente, io chiedo sempre alla gente che lavora con me cosa pensano loro. Ed è vero, normalmente la capacità del manager non è di sapere più degli altri, ma di sapere chi sa. Cioè il tema è capire chi sa e chiedere a chi sa di dirti cosa devi fare. Quindi tutto il mio ragionamento, io non ho mai pensato, ma anche adesso voi parlate di Milan, dopo parliamo di Milan perché sapevo che non riuscivo a evitare il Milan, ma
parliamo di Milan. Qui c'è Fabio Guadagnini del Milan. Io inizio ogni riunione dicendo: dunque, premesso che io di calcio non ci capisco un tubo, spiegatemi voi, no? È vero che faccio così, ma faccio così nel mondo del petrolio, nell'energia elettrica, ne vedo, perché il segreto del manager è estrarre dalla gente che lavora con lui quello che loro sanno, non dar lezioni tu. Poi lezioni di che cosa? È chiaro che ciascuno nel suo settore ne sa molto più di te. Quindi l'arte del management non è dimostrare che sai, ma di prendere da chi sa il meglio. Questa è la mia idea. Bene, passiamo al Milan però, perché so che questo è un tema che non riuscivo a evitare. Allora, non vorrei sembrarvi venale, ma è tutta questione di soldi. No, è tutta questione di soldi. Cioè, mi dice, ma perché il Milan non va bene? Glielo spiego subito. Il Milan fattura 200 milioni e Real Madrid 700. No, allora, cosa vuol dire? Che Real Madrid può comprare migliori giocatori, pagarli di più. Adesso la banalizzo. Allora, quando uno si trova e dice, ma io fatturo 200 milioni, come faccio ad andare a fatturarne magari un miliardo, in modo che compro più giocatori e li pago di più? Ha davanti a sé due montagne da scalare contemporaneamente. Una prima montagna che è quella dei risultati sportivi, perché se perdi tutte le partite non vai da nessuna parte, e una seconda montagna che è dei risultati economici. Devi avere un nuovo stadio, devi cercare dei buoni sponsor, devi vendere i tuoi diritti televisivi più che puoi, devi andare a prendere la tua fan base nel mondo e cercare che questa tua fan base nel mondo sia ricettiva dei tuoi prodotti, di quello che vendi, per aumentare il tuo fatturato. No, apro una parentesi. Il Milan nel mondo, la Juventus non la vede nemmeno, nel senso che il Milan è una squadra mondiale, perché ha vinto 7 Champions League. La Juventus è una squadra italiana, perché vince tanti scudetti, poi tanto di cappello sono stati bravissimi, ma lo dico in senso della fan base, cioè tu devi riuscire ad andare a vendere i tuoi prodotti a chi tifa Milan, in Indonesia, in Thailandia, in Brasile e così via. Certo, però se non vinci più Champions League, tra un po' in Indonesia, in Thailandia, in Brasile non ci sono più tifosi del Milan. Quindi hai due montagne da scalare contemporaneamente, cosa che noi cerchiamo di fare. Ma mi stupisce, io che sono un neofita del calcio, anche se per la verità sono stato presidente del Vicenza Calcio tanti anni fa in Serie A, però non sono un esperto, che vedo degli espertissimi che leggono la Gazzetta dello Sport dalla prima parola all'ultima tutte le mattine, che non sanno cos'è il financial fair play. E financial fair play vuol dire, la dico in sintesi assoluta, che il mecenate che mette un miliardo e compra giocatori non è più possibile. Cioè, i giocatori li puoi comprare, li puoi pagare solo se fai profitti. E quindi fare profitti non è facile, e questa è la grande sfida che abbiamo davanti a noi. Benissimo. Bene, allora io sintetizzo su due aspetti che sono stati adesso evidenziati. E abbiamo chiesto a Paolo cosa vuol dire essere un manager, e lui ha detto: innanzitutto bisogna avere la capacità di stimolare domande. E abbiamo chiesto a Clara che cosa, diciamo, quale attitudine avere per stare di fronte a questo nuovo mondo che ci interroga, e lei ha detto, mi ha sorpreso molto, bisogna avere la capacità di recuperare una certa innocenza. E quindi riprendo queste due cose, perché ci si chiedeva all'inizio qual è l'aspetto umano, come centrare l'uomo all'interno di questo grande gioco che è l'economia, che è un gioco di grandi opportunità, molto affascinante e certe volte che spaventa. Beh, Paolo ci ha detto che bisogna sapere porre delle domande, e quindi per porre delle domande bisogna avere delle questioni che ti interrogano. Le domande nascono perché c'è qualcosa che ti stimola, una specie di fuoco, e avere persone che di fronte alla realtà economica sanno tenere a mente, nel porre questioni, gli aspetti, diciamo, di coesione sociale, gli aspetti di impatto con l'ambiente, la crescita delle persone è importante. Quindi per porre questioni bisogna avere uomini,
questo che sto dicendo. E per avere una certa innocenza bisogna avere, secondo me, due cose che Clara ci ha dimostrato. Un grande ottimismo, una grande stima di questo mondo nuovo che ci viene incontro e dei giovani che lo sanno leggere e da cui lei dice bisogna imparare. E seconda cosa, secondo me, bisogna avere non paura di sbagliare. Anzi, sapere che sbagliando non è un modo di dire si impara, perché la realtà, non la verità, che è una cosa grande, che siamo sempre alla ricerca, più grande di noi, in questo senso bisogna sapere un po' anche porsi delle questioni, ma la realtà, cioè il dato che è di fronte a noi, ha sempre un elemento, diciamo, di crescita. E se non sei come un bambino innocente che appunto sa porre domande e sa ripartire sempre, ti perdi questa grande occasione. Diciamo pure tra di noi che se l'economia è anche questo, c'è da essere ottimisti, vero? Quindi un grande applauso ai nostri amici. Mi corre l'obbligo di fare appunto un annuncio, come diceva Clara e Paolo, loro sono qui, si direbbe dalla nostra parte, col cuore in mano, cioè a titolo gratuito, come tutto quello che qua vedete, è sorretto nelle spalle di uno sforzo di dono, di volontari. E quindi volevo appunto ricordare che il meeting rimane e rimane un evento del tutto unico. Da 40 anni è l'esito sorprendente e sempre nuovo del contributo di tanti. Dai volontari, ai donatori, ai relatori qua su questo spalco, ai curatori di mostre, agli artisti, fino ai visitatori che la vivono, ognuno regala al meeting qualcosa di sé. E grazie a questo che da 40 anni mostre, incontri, spazi dedicati ai bambini, ai ragazzi, allo sport, sono offerti gratuitamente a chi vive la settimana del meeting e a chi lo segue da casa in ogni parte del mondo. Ecco perché le donazioni, le nostre donazioni sono importanti, sono decisive. Non importa quanto si dona, è un semplice gesto di responsabilità, cioè di rispondere a qualcosa di bello, per la costruzione di questo luogo unico, perché questo possa continuare ad esistere. A questo scopo, lungo tutta la fiera, troverete delle postazioni "Dona ora", caratterizzate dal cuore rosso. Le donazioni dovranno venire unicamente ai desk dedicati, dove troverete i volontari che indossano la maglietta rossa "Dona ora". Grazie mille per la vostra attenzione e buon meeting.